Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite di questa nuova puntata l'onorevole Francesca Bonomo del Partito Democratico. Onorevole, ci sente? Sì, la sento. Buonasera. Buonasera, tutto bene? Come va, come procede la sua attività lavorativa come deputata? Ci sono novità in corso? Sì, procede con, diciamo, a fatica in tutta questa situazione molto complessa dovuta al prolungarsi dell'epidemia. Però stiamo cercando di continuare a dare risposte e cercando sempre di farlo nella maniera più veloce possibile. Ecco, Abbiamo. Sì. no, prego, prego. Stava chiedendo. No, prego, prego. No. Dicevo che abbiamo proprio chiuso questa settimana il decreto ristori, che poi in realtà sono quattro decreti che sono andati a sommarsi uno all'altro, che sono arrivati al Senato e sono stati, diciamo, modificati al Senato, migliorati e poi hanno concluso l'iter con noi questa settimana. Per esempio, nel pacchetto del decreto ristori ci sono stati circa 18 miliardi di aiuti dati a tutte le attività che hanno dovuto chiudere a causa di questo secondo lockdown. Come sapete, il 150% dei ristori che avevano ricevuto ad agosto attraverso l'Agenzia delle Entrate per bar, gelaterie e pasticcerie, il 200% per i ristoranti, palestre, piscine e teatri, 400% per le sale da ballo e la discoteca e tante altre misure, tra cui il fondo per le agenzie di viaggio e tour operator, che da 275 milioni ha avuto un'aggiunta di 400 milioni proprio grazie al decreto ristori, e in questi giorni le agenzie incominciano ad avere i fondi da parte appunto del MIBACT, perché questo fondo è gestito invece dal MIBACT, così come anche delle indennità di 1000 euro a tante categorie dello sport, ma anche lavoratori del turismo, guide turistiche, diciamo una serie di misure che cercano, diciamo, di dare beneficio alle attività commerciali, tra cui anche l'esonero delle tasse per l'occupazione degli spazi e le aree pubbliche, la TOSAP e la COSAP, anche per bar e ristoranti. Allora, uno dei primi argomenti che vorrei trattare è un argomento molto caldo, diciamo, forse un po' oscurato dal nuovo ceppo di virus trovato in Inghilterra. L'argomento è la legge di bilancio. Ecco, ci sono alcune novità, alcune molto importanti, come quella del superbonus. Ci vuole, diciamo, vuole illustrare ai cittadini anche canavesani quali novità ci sono, soprattutto come occasioni per diciamo, questa nuova transizione ecologica che è centrale nella legge di bilancio. Sì, nella legge di bilancio che invece stiamo chiudendo proprio in questi giorni, infatti ieri si sono chiusi i voti, diciamo, in commissione, i voti principali, diciamo, degli emendamenti in commissione, e poi voteremo la fiducia tra domani e dopodomani. C'è il prolungamento del superbonus, come accennava lei, per tutto il 2022, che già questo è un buon beneficio anche per tutta la categoria dell'edilizia, ma anche per i cittadini che vogliono ristrutturare e riqualificare energeticamente le proprie abitazioni, così come anche sempre il riconoscimento del 65% per chi fa le pratiche Enea per cambiare anche gli infissi. Così come per esempio c'è la conferma degli incentivi anche per la rottamazione delle auto, che era quella che ci siamo battuti proprio noi come Partito Democratico per riconoscere nel decreto rilancio, ed è stata confermata adesso in legge di bilancio. E sappiamo quanto per il Piemonte, per esempio, l'automotive è un settore molto importante, quindi anche questa è una misura di cui siamo contenti e sicuramente per la quale beneficeranno anche le nostre, indirettamente, comunque anche le nostre aziende canavesane. E per esempio, tra le altre misure c'è anche l'estensione del congedo obbligatorio di paternità da 7 giorni che avevamo riconosciuto ai 10 giorni, il riconoscimento di 500 euro alle mamme single con figli disabili,
così come anche l'aumento di 5 milioni all'anno per il fondo per i caregiver, per quelle famiglie appunto che hanno delle persone da sostenere, e diciamo, e in più un'altra novità importante anche dal punto di vista della sanità, 3.000 medici e 12.000 infermieri, assunzioni nuove proprio anche per il vaccino, la distribuzione del vaccino che dovrà avvenire tra appunto la fine di dicembre e inizio del mese di gennaio, in base a tutte le decisioni prese. In più, l'ultima novità importante anche per il nostro territorio, così come per il Piemonte, sono i 100 milioni in più riconosciuti anche per gli eventi alluvionali del 2 ottobre, per i quali, tra l'altro, come forse sapete, era stato riconosciuto diciamo, alle province di Biella, appunto, Verbano-Cusi, Ossola del Cuneese, e non era stato ancora riconosciuto per le province di Torino e Alessandria a causa di un errore, diciamo, della Regione Piemonte, che ha integrato solo il 30 di ottobre la richiesta del riconoscimento dello stato emergenziale anche per la nostra provincia. Noi sappiamo che sicuramente, diciamo, i nostri territori hanno avuto delle difficoltà minori rispetto alle altre zone della regione Piemonte, però sappiamo che già tanti comuni del Canavese, ma anche delle Valli di Lanzo, hanno avuto diciamo, dei danni considerevoli, una cinquantina di comuni. Io mi ero battuta sentendo il capo della Protezione Civile Borrelli e chiedendo il perché del non riconoscimento, e ho scoperto proprio che c'era questa mancanza di documentazione che Gabuzzi diciamo, non aveva ancora inviato a livello nazionale. C'è stato tutto un lavoro in questi mesi per integrare la richiesta, e parlando proprio in questi giorni col capo della Protezione Civile, dovremmo riuscire, spero, nel prossimo Consiglio dei Ministri, ad avere anche il riconoscimento per la provincia di Torino, che è molto importante visto che ci sono questi fondi in più riconosciuti per l'alluvione, perché vorrà dire che appunto grazie a questo riconoscimento potranno beneficiare anche i nostri comuni del Canavese. Quindi credo che sia anche questo un passaggio molto importante per i nostri territori. Mi collegherei un attimo all'argomento della sanità, visto che lei ha accennato che la legge di bilancio prevede l'assunzione di 3.000 medici e infermieri. Ecco, la situazione degli ospedali in Piemonte, no? Che lei ha molto spesso criticato l'assessore alla sanità piemontese Icardi e il governo piemontese. Ecco, dove si è sbagliato? Cosa si poteva fare di più e cosa si può fare di più? Ecco, il MES può servire magari a implementare queste strutture ospedaliere di cui si parla molto, soprattutto in canavese? Sì, allora, diciamo che io ho cercato sempre di fare delle critiche costruttive al nostro governo regionale. Io mi rendo conto ovviamente di tutta la difficoltà, no, di gestione, perché come è difficile dal punto di vista nazionale, è ovvio che a maggior ragione cioè, si scontrino, diciamo, difficoltà di gestione ovviamente anche a livello regionale. Però la sanità, diciamo che prettamente dal punto di vista organizzativo, è una responsabilità regionale. E diciamo, la maggior critica che continuo a fare è sempre un ritardo nelle decisioni e anche diciamo, una certa quale incertezza, no? Basti vedere, diciamo, l'apertura anche dei Covid hospital, prima quello delle OGR, che è stato aperto molto in ritardo e poi è stato chiuso quando arrivava la seconda ondata. Adesso il Valentino, altro 1,5 milioni speso per aprirlo, sempre in ritardo, e adesso pare che vogliano di nuovo chiuderlo quando c'è il rischio magari a gennaio di una terza ondata. Ecco, queste credo che siano decisioni molto discutibili e diciamo che in qualche modo potrebbero essere evitate anche con una maggior concertazione con i territori. Così come per esempio anche dal punto di vista territoriale si è scelto di trasformare, per esempio, l'ospedale di Cornier, l'ospedale di Lanzo in Covid Hospital, ma è stato fatto senza avere un confronto preventivo con gli amministratori locali. Credo che tutte queste decisioni più sono concertate e più riescono ad essere anche efficaci. L'altro errore di fondo è stato il fatto di diciamo, scontare una grande ospedalizzazione e di aver fatto pochi investimenti ancora sulla medicina territoriale.
da un lato io dico, ovviamente, diciamo, la situazione complessiva degli ospedali della regione e anche del nostro territorio non è solo responsabilità ovviamente del centrodestra, perché diciamo in Regione Piemonte hanno governato in passato sia il centrodestra che il centrosinistra, anche se voglio ricordare che in diciamo, piano di rientro ci siamo entrati con la giunta Cota e la delibera che aveva deciso di dismettere per esempio Castellamonte come ospedale, Lanzo, è una delibera del 14 marzo 2013 che era dell'assessore Monferino, assessore di Cota. Dopo, successivamente, noi siamo, diciamo, abbiamo riuscito a, siamo riusciti, diciamo, ad evitare alcune chiusure, ma, come dire, entravano comunque nell'ottica di sempre di un piano di rientro che quindi dovevamo per forza rispettare. Quindi, come dire, il passato, secondo me, è passato e bisogna in qualche modo imparare dal passato, ma non fare gli stessi errori ad oggi. Ad oggi che è un'altra situazione, un esempio sul nostro territorio, quindi io credo che sia importante decidere intanto di riaprire una serie di ospedali, come per esempio quello di Castellamonte, per alcune, ovviamente, alcune attività ospedaliere che in precedenza sono state dismesse, così come è giusto mantenere il presidio di Cornier, eventualmente anche lì rafforzandolo di alcuni servizi, così come penso invece che sia importante scegliere il nuovo ospedale del Canavese in base a quelli che sono i nuovi criteri anche della creazione dei nuovi ospedali, cioè per esempio di avere un territorio ampio per poterlo costruire in orizzontale, no? Perché la difficoltà anche che abbiamo avuto proprio in questo momento è stato di creare le cosiddette appunto entrate e uscite pulite, no? Dagli ospedali, proprio perché gli ospedali di una volta venivano creati in altezza e non diciamo in orizzontale, no? Così come deve essere in un luogo accessibile a tutto il territorio delle Porediese e del Canavese occidentale, quindi facilmente accessibile con un'autostrada vicino, facilmente accessibile anche dagli operatori del 118, cioè credo che ci siano dei criteri già di, diciamo, di potenziamento degli ospedali da un lato e di potenziamento delle USCA, quindi come attività territoriale, quindi rafforzamento della medicina territoriale con delle case della salute e con dei medici e degli infermieri che possano andare appunto direttamente nelle case e evitare anche il fatto che tutti vengano ospedalizzati, questo credo che sia il futuro, così come insieme un investimento sulla telemedicina, che è un altro dei, diciamo, degli obiettivi per poter sempre aumentare i servizi, soprattutto anche nelle zone che sono più difficili da raggiungere. Noi sappiamo che appunto la provincia di Torino è fatta di tanti piccoli comuni, anche montani. E quindi credo che tutta questa riorganizzazione debba essere fatta, quindi dicevo uno, usando tutti i fondi che si può, quindi anche quelli del MES, perché ci costeranno di meno visto che gli interessi saranno più bassi, e soprattutto concertando con i territori, che è quello che manca un po' nell'attività della regione. Sì, esatto, diciamo che il mancato potenziamento delle USCA è stato un po' fatale nel tracciamento dei contagi in questa seconda ondata. Ecco. Sì, infatti faccio sia il potenziamento delle USCA, ma anche il tracciamento appunto riguardo il SISP, perché anche lì si è perso diciamo tutta una serie di dati che invece sarebbero importanti per evitare il contagio, come ha detto lei. Sì, dato sulla telemedicina mi trovo molto d'accordo, anche perché ci sono molti articoli interessanti, soprattutto negli Stati Uniti, che parlano appunto della telemedicina come un nuovo campo della biomedica importantissimo e sicuramente molto applicabile nel futuro, grazie a questa, tra virgolette, il Covid comunque porterà sicuramente a una nuova transazione, quindi la telemedicina diventerà sicuramente uno dei campi importanti del futuro. Ecco, un altro argomento di cui. Sì, prego? Voleva dire ancora qualcosa sulla telemedicina? Diciamo che come diceva, no, più che altro come diceva lei, credo che il Covid sia stato da un lato veramente una disgrazia per tutti, da cui è difficile uscire, ma dall'altra parte ha messo in luce una serie di limiti e una serie anche di obiettivi, no? Per il futuro, quella della telemedicina, per esempio, può essere una di quelle, ma anche il tema della
potenziare la banda larga, no? Cioè prima c'è stato un calo di banda sui nostri territori, anche questo è importante proprio per traguardare verso il futuro e abbiamo visto anche qua quanto in questo periodo di Covid, nel quale adesso non ci si può incontrare e bisogna dialogare, anche noi lo stiamo facendo tramite l'utilizzo anche della banda larga e delle nuove tecnologie, questo è sicuramente un'altra frontiera molto importante per far sì che i servizi arrivino a tutti e che quindi non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Esatto. Molti cittadini però sono rimasti molto spaesati dalle scelte del governo. La scelta appunto di diciamo ritornare un minimo alla normalità con l'Italia intera zona gialla e poi di nuovo di ricambiare e avere nuove restrizioni durante le festività. Un po' sicuramente la scelta è stata portata anche dalle decisioni fatte dalla cancelliera Merkel. Quindi il fatto di doversi adeguare alla superpotenza europea. Però comunque ci sono tante categorie di lavoratori che sono rimasti spaesati e hanno anche perso molti, molti soldi. Ecco, lei cosa ne pensa delle nuove restrizioni e se sono necessarie? Allora, io penso che se un errore è stato fatto, che diciamo, secondo me un errore è stato fatto, è quello di continuare a fare stop and go, perché diciamo che la difficoltà per le attività, soprattutto quelle per esempio della ristorazione, è proprio quella di aver avuto la speranza di riaprire per un certo numero di giorni e poi dopo, pochi giorni dopo, una scelta differente che quindi uno aveva ovviamente iniziato ad approvvigionarsi per i pranzi natalizi e di derrate alimentari che ovviamente sono deperibili e quindi, come dire, programmarsi e programmare tutte le attività ha bisogno di certezza. Quindi nel momento in cui si prende una decisione, secondo me bisognerebbe tentare il più possibile di mantenere le decisioni. Quindi questo credo che sia l'errore. Non è stato dovuto, diciamo, alla scelta di altri, ma soprattutto al fatto che i casi continuavano ad aumentare. Quindi c'era un timore che col fatto che ci fosse troppa libertà di spostarsi e troppa libertà anche di andare nei luoghi ovviamente di aggregazione, quindi bar e ristoranti, facesse poi ovviamente aumentare di nuovo il picco dei malati proprio a ridosso ovviamente col mese di gennaio che sarà il mese nel quale tutta l'Italia dovrà essere impegnata per la distribuzione dei vaccini e quindi questo ovviamente ha fatto prendere diciamo decisioni più drastiche proprio per evitare diciamo una terza ondata che poi fosse anche parallela rispetto alla distribuzione dei vaccini. Però, diciamo, capisco ovviamente anche il disagio e la difficoltà anche di accettare alcune restrizioni, che oramai però sono, diciamo, restrizioni, che sono presenti, diciamo, in tutta Europa e dovuto ovviamente, come dicevo prima, all'evitare il rischio di un incontrollato aumento ovviamente dei contagi. Esatto. Dal punto di vista dei ristori, però dico, anche queste chiusure prevederanno ovviamente dei ristori, soprattutto alle categorie ovviamente dei ristoranti e dei bar che avevano fatto questa programmazione e che quindi avranno delle perdite e quindi che saranno ristorati. E poi c'è tutto un lavoro, rimangono escluse ovviamente alcune categorie, tra cui tra l'altro anche nella ristorazione la parte degli hotel, dei rifugi, così come anche le altre categorie dei negozi di abbigliamento e tutte le altre categorie che hanno anche lì subito di nuovo una chiusura o i centri estetici. Su questo sarà ovviamente anche nostra premura nel Ristori 5, che sarà diciamo elaborato nel mese di gennaio, riuscire a riconoscere un beneficio anche per loro. Se posso fare anche un inciso, a volte diciamo ci sono delle cose sulle quali ovviamente anche noi in maggioranza non siamo totalmente d'accordo, no? E per esempio una cosa che io trovo incoerente e ho cercato anche di comunicarla più volte, ma non so se è il fatto per esempio che nel momento in cui si sceglie per esempio per i servizi di cura che i parrucchieri siano aperti, non capisco la chiusura degli estetisti, o meglio, se il problema sono alcuni trattamenti, magari come le pulizie del viso fatti senza mascherina da parte del cliente,
credo che si potesse magari evitare di far fare determinati trattamenti. Diciamo che su alcune cose a volte non siamo totalmente d'accordo, però sul principio generale della precauzione, della cautela e del fatto che ovviamente le attività non essenziali debbano essere chiuse per evitare il fatto che ci siano maggiori contagi, questo ovviamente siamo assolutamente d'accordo. Sì, sulla questione parrucchieri ed estetisti il dibattito si è molto acceso, anche nella comunità, nel piccolo. In molti hanno spiegato questa scelta, questa decisione, perché mancano, diciamo, fondi anche per sostenere categorie come quella dei parrucchieri, che sono categorie importanti della nostra società, per tenerli chiusi. Ecco, in caso di terza ondata, si parla anche già di quarta ondata, anche se non è ancora finita la seconda, il governo riuscirà comunque a mantenere con fondi ingenti tutte queste categorie che rimangono chiuse, soprattutto commercianti? Il governo sicuramente farà di tutto per poter sostenere, per poter mantenere. Già sono state fatte, come dicevo, delle scelte importanti. Il decreto ristori che citavamo prima, comunque sono in complesso 18 miliardi, quindi diciamo sono somme importanti che vanno ad aiutare proprio quelle categorie che lei diceva, che lei citava. È ovvio che ci sarà una valutazione, adesso le ipotesi che si fanno per esempio sul Ristori 5 è proprio sul fatto che questa volta non venga più usata la differenza, diciamo, in base al codice Ateco, ma venga fatta proprio una valutazione in base alla perdita rispetto al fatturato dell'anno precedente. Quindi questo potrà aiutare ovviamente anche a garantire, diciamo, un ristoro alle categorie che più hanno subito ovviamente delle perdite da queste chiusure, quindi commercianti, come diceva lei per primi, nel settore dell'abbigliamento, ma anche tutta la categoria ovviamente del turismo, che è quella più colpita insieme alla parte, diciamo, sportiva e anche dello spettacolo, perché sono tutti ovviamente luoghi di aggregazione, che saranno ovviamente quelli sui quali cercheremo di avere più attenzione proprio sul Ristori 5 e ovviamente rispetto a questo principio, spero che possano avere appunto dei ristori che siano ovviamente parametrati rispetto alle perdite che hanno avuto. Chiuderei l'intervista con un'ultima. Sì, prego. Dico, questo sarà il nostro impegno. Ok. Chiuderei l'intervista con un'ultima domanda sul Recovery Fund, Next Generation EU. Ecco, in canavese, lei ci è cresciuta, forse siamo rimasti un po' indietro su molte cose, sia sul settore industriale, settore informatico, anche sul commercio, tra virgolette. Ecco, questi soldi, questi fondi che l'Unione Europea ci dà, come gli amministratori locali dovrebbero spenderli per una nuova, diciamo, una rivoluzione del canavese che secondo me è necessaria? Su cosa bisogna puntare? Allora, sicuramente diciamo, noi vediamo sempre il canavese in maniera negativa, ma invece bisogna vedere da un lato il fatto che sia dal punto di vista dell'ICT, ma anche dal punto di vista proprio delle aziende, per esempio dello stampaggio, della meccatronica, noi siamo sicuramente leader, no? Cioè dal punto di vista proprio anche del Piemonte. Quindi noi dovremmo cercare di potenziare e dare quindi degli strumenti a questi settori, così come ovviamente cercare di fare dei progetti integrati che possano aiutarli nel rilancio. Perché sappiamo ovviamente che il canavese, così come tutta la parte del Piemonte, più sta anche subendo una delle crisi, che è quella più che altro dell'automotive, no? Che è quella che ovviamente trascinerà anche il settore del canavese. Io credo che la sfida sia quella appunto di creare delle progettualità che possano in qualche modo integrare l'innovazione e dare delle risposte appunto concrete al territorio. Ad oggi diciamo che la Regione Piemonte ha fatto una serie di richieste a livello nazionale che però sono, diciamo, più diciamo, un insieme di quelli che erano tutti i progetti presentati negli anni dalle amministrazioni varie di tutta la regione, però sappiamo, per esempio, io mi sono battuta perché venisse inserita anche la bretella della 460, anche se le infrastrutture non sono direttamente
finanziabili rispetto al recovery fund, ma visto che diciamo la regione Piemonte aveva messo tutte infrastrutture, rifacimenti di piazze, qualsiasi cosa, ecco lì ho trovato veramente singolare il fatto che una bretella che andava a dare diciamo un aiuto, no, allo stampaggio a caldo, proprio che rappresenta il 50% dello stampaggio nazionale, quindi nel canavese occidentale, e il 10% di quello europeo, credo che per esempio quella, se mai si riuscirà a legare al fatto proprio del legame rispetto all'attività industriale, possa essere per esempio una priorità, no? Così come la pedemontana. Però, come ho detto prima, appunto lì c'è il limite che direttamente il recovery non dovrebbe finanziare questo tipo di attività. Attività finanziabili appunto sono quelle che progettano e integrano appunto i servizi, per esempio, come dicevamo prima, un sistema e un progetto sulla telemedicina, piuttosto che sull'innovazione dal punto di vista dei servizi sanitari, per esempio, quello è un progetto, una progettualità che va ad essere proprio in linea con gli obiettivi del recovery. Oppure, diciamo, tutti quei progetti che riguardano la transizione energetica, il green, dei progetti appunto che possano in qualche modo facilitare la transizione energetica. Onorevole, grazie mille per avermi concesso questa intervista. Le auguro grazie. Buone feste. Altrettanto. A tutti anche, diciamo, buone feste, nonostante queste difficoltà e questi limiti, diciamo, di spostamento, però buone feste a tutti. Grazie mille. Grazie, arrivederci. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic. Buone feste e buon anno.